Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuta Buonasera. Stefano De Bellis, Edgardo Fiorillo e alla nostra Antonia Alessandro. Buonasera. Siamo in un nuovo appuntamento di questo spazio che abbiamo voluto creare, che si chiama Opera Prima. Io ci sto sempre molto, molto attiva con le presentazioni in questo periodo difficile. È stata molto presente online, ma noi speriamo chiaramente di poter riprendere in presenza quanto prima e di farlo in tutta sicurezza. Possiamo farlo anche all'esterno, all'aperto, quindi ci serve soltanto una bella giornata e gli autori che vengano a trovarci anche per vedere un po' da vicino che cos'è la realtà, della nostra libreria. Avete visto lo stacchetto bellissimo iniziale che dà un po', ecco, delle suggestioni su quello che noi siamo. Questo spazio, Opera Prima, è uno spazio a cui io tengo molto perché abbiamo voluto dare, diciamo, proprio una dimensione specifica agli esordi. In questo caso, devo dire che stiamo parlando di un esordio col botto, coi controbotti, come si suol dire, perché vi faccio i complimenti. Io, quando ho visto la mole del libro, mi sono un attimo spaventata. Stiamo parlando di più di 700 pagine. Ho detto, caspita, un bel esordio. Poi sono andata anche un po' a curiosare nella quarta di copertina e diciamo giusto qualcosina, poi entriamo piano piano nella trama e nello specifico, anche con l'aiuto di Antonia, e diciamo qualcosa che è una storia che si svolge a Roma nell'80 a.C. e che presenta tutte le caratteristiche tipiche dell'epoca, quindi vizi, contrasti, violenza, tant'è vero che gli autori ci fanno subito partire con una strage in un lupanare. E quindi entriamo già in un'atmosfera abbastanza, diciamo, scura. È come se fossero un po' due trame che corrono insieme e che poi hanno un loro significato. Noi chiaramente lasciamo al lettore poi tutta la scoperta. Ovvio che queste due trame hanno appunto poi una loro funzione proprio narrativa che voi avete spiegato benissimo. E la prima quindi nasce con questo evento violento e con l'unico superstite di questa strage, questo mezzo asse che poi alla fine viene, diciamo, diventa il fuggitivo che viene braccato un po' da tutti e quindi noi siamo un po' dietro queste vicende. La seconda trama che corre in parallelo, che poi appunto ha una sua ragione di essere, è quella poi del processo di questo giovane Cicerone che viene tirato in ballo e ci fa già un po' capire che tutto quello che noi vediamo non è mai proprio come sembra, nel senso che ci sono sempre un po', diciamo, di intrighi che poi sono tipici di quell'atmosfera della Roma antica. Io adesso vorrei innanzitutto farmi un po' i fatti vostri, cioè, poiché questo è uno spazio da Opera Prima, io sono andata a leggere anche quello che voi fate nella vita, che non c'entra niente, insomma, né con la Roma antica, né tantomeno con la letteratura. Io sono curiosissima di sapere, prima di tutto, come vi è venuta in mente quest'idea. Se appunto voi siete appassionati di questo tipo di letteratura e di storia, come vi siete incontrati voi due? E poi piano piano ci dovete anche un po' portare dietro le quinte, cioè fateci capire com'è possibile scrivere un romanzo così imponente, così anche dettagliato a quattro mani e siamo curiosi di capire un po' tutto quello che c'è dietro. Per cui partiamo subito, perché Opera Prima, secondo me, deve servire anche a, come dire, a soddisfare le curiosità anche di quelli che si affacciano, no? Per la prima volta all'editoria. Che
che voi avete fatto un affaccio di grandissima qualità, questo lo dobbiamo dire, perché nonostante la mole, io devo dire che insomma ho letto con grande piacere e siete pure ironici perché avete anche questa capacità di poter colorire, no? Con lo stile, quindi poi entriamo anche un po' nel dettaglio della scelta proprio stilistica. Prima domanda, come vi è venuta quest'idea e come avete fatto a incontrarvi voi due a livello, diciamo, artistico? Vai tu, vado io. Allora, no, semplicemente noi ci conosciamo da 30 anni, eh. Siamo amici di vecchissima data. Abbiamo sempre coltivato la passione per la storia, fin dai tempi del liceo, noi ci siamo conosciuti al liceo, e fin dai tempi del liceo abbiamo coltivato la passione per la storia, vari periodi storici, non necessariamente romantica. Storia militare, storia geopolitica, in particolare tutti i periodi di transizione ci sono sempre piaciuti tantissimo. Quindi i periodi tra le due guerre, il periodo appunto della tarda repubblica romana antica, i momenti di rivoluzione. Quindi questa passione poi è maturata nel tempo, è stata coltivata, le letture sono diventate sempre più approfondite, sempre più, come dire, precise. E abbiamo avuto un approccio alla storia da cultori della materia. Poi, tra l'altro, siamo anche dei grandi lettori, amiamo molto la narrazione tout court, non solo scritta, ma anche il cinema. Quindi, da una condivisione di interessi, di passioni, nel tempo, piano piano, abbiamo maturato l'idea di scrivere, di metterci alla prova. E all'alba dei 44 anni ci siamo detti che forse era ora di iniziare, no? Perché altrimenti non l'avremmo mai più fatto. E quindi così è partita l'idea di scrivere questo romanzo. E come è nata l'idea del soggetto? È nata semplicemente perché noi eravamo partiti con un progetto. L'idea era quella di scrivere un noir. Un thriller, un noir, comunque un noir addirittura dalle tinte hard-boiled, quindi andiamo veramente nel mondo di eroi, in quell'area lì. Il fatto è che poi ci è capitata in mano una biografia di Silla, e questa biografia di Silla ci ha fatto pensare che quella Roma lì, la sua Roma, era perfetta per ambientare un noir, e il fatto c'era anche che era il processo che poi. È un fatto storico reale su cui poi il romanzo si basa, attorno a cui il romanzo ruota. E quindi abbiamo deciso di fare questo esperimento, innestare un noir, per come viene trattato, per il registro, per le scelte anche stilistiche, innestare un noir sulla base di un romanzo storico. Non è attenzione, non è proprio il giallo storico, è un'altra cosa, un altro tipo di esperimento, un altro tipo di. Ma poi magari entriamo nel dettaglio dopo su questo aspetto qui. Perciò l'idea è nata da lì. Ci siamo innamorati di Silla come personaggio e abbiamo deciso di ambientare una storia nel suo periodo storico. E Cicerone, poi, vabbè, viene da sé. Il caso è stato il suo primo caso importante, quello che viene trattato nel romanzo, la Proscio, e quindi. Da lì poi è nata anche l'altra linea narrativa, quella più bassa, diciamo così, che è quella dei tre personaggi che poi popolano la linea narrativa più noir, diciamo, mentre la linea narrativa di Cicerone è quella più legal thriller, e anche più storica, ecco, se vogliamo. Stefano, vuoi aggiungere qualcosa a questo incontro e alla genesi? Sì, è assolutamente tutto quello che ha detto Edgardo. Quello che ci ha appassionato particolarmente era la possibilità di trattare una Roma che di solito viene un po', tra virgolette, snobbata, nel senso, di solito si fa sempre riferimento alla Roma imperiale, perché è quella che ha più appeal, è più bella, è quella più conosciuta, con tante sfaccettature di altro tipo. Questa invece era una Roma, tra virgolette, un po' più brutta, perché le strade sono fangose, le vie sono molto brutte, è una città pericolosa, non è una bella Roma. Certo, i ricchi stanno sempre bene in qualsiasi periodo,
e magari le persone che invece hanno meno fortuna hanno più difficoltà. E quindi in questa Roma c'erano anche queste persone della Suburra che vivevano in un certo modo e che spesso non vengono raccontate. Anche la possibilità di poter... C'erano tanti fattori, molto, secondo noi, molto interessanti. Questa Roma, innanzitutto, un Cicerone giovane, perché anche Cicerone, anche lì, tutti conoscono il grande Cicerone dei testi classici, delle traduzioni che danno il mal di pancia al liceo, eccetera, eccetera. Però... questo è un Cicerone invece giovane e ce lo siamo anche voluto immaginare appunto come poteva essere questo personaggio che diventerà un grande personaggio, anche lui alle sue prime armi, anche lui quando inizia ad affacciarsi al mondo dei grandi, insomma, diciamo, ecco. Ok, bene, passo allora, ad Antonio. Sì, grazie. Allora, intanto... Io chiedo due cose proprio di servizio. Intanto, allora, saluto tutte le amiche e gli amici che sono in collegamento con noi. Ne vedo alcuni che possono tranquillamente interagire con noi anche se non hanno letto il libro, perché sono lettori appassionati, quindi probabilmente qualche domandina sicuramente riusciranno a farla nel corso di questa nostra chiacchierata, e insomma anche approfittiamo perché ci sono entrambi gli autori, quindi insomma le domande avranno sicuramente una risposta immediata in tempo reale. C'è un fastidiosissimo ritorno, almeno io ce l'ho in cuffia, quindi prego che quando qualcuno non sta parlando di noi quattro può spegnere il microfono in modo tale che chi ci ascolta non ha anche loro non hanno questo ritorno. E soprattutto fate vedere il libro, perché facciamo vedere la copertina e il vostro libro se ce l'avete a portata di mano, perché a me l'ufficio stampa di solito approfitta dell'amicizia e manda il PDF, per cui bravo Edgardo, e quindi insomma è anche una bella copertina. Io invece entro subito con una domanda ben specifica che va oltre la storia, perché poi sai, poi della trama in realtà a noi piace che la scoprano pian piano i lettori. Quello che invece mi interessa sono, diciamo, un po' quello che gira intorno alla narrazione, alla storia vera e propria. Quello che colpisce immediatamente leggendo il vostro libro è indubbiamente la spettacolarizzazione di un processo e quindi della giustizia anche in tempo della Roma antica. È una cosa che in realtà fa sì che il vostro thriller diventi immediatamente qualcosa di attualissimo. Quindi io volevo soffermarmi su questo. Adesso o Stefano o Edgardo, per me è indifferente, volevo che ci raccontasse un po' di questa vostra scelta di fare in modo che questo processo diventi attualissimo, moderno, sembra quasi di stare in una corte americana del 2000. Non ti sente, Stefano? Vado io. Sì, è sicuramente questo è stato anche un aspetto molto, molto felice, soprattutto anche nella scelta sempre di questo periodo, perché bisogna tener conto che nel periodo sillano, tra le altre cose, erano da 3 anni che non si facevano processi, perché comunque per la storia appunto della dittatura di Silla, comunque i processi erano diventate cose abbastanza... Se non guidate comunque abbastanza così di minore entità rispetto a quelle che potevano essere nel tempo passato. Poi bisogna anche considerare un'altra cosa, che in questo periodo c'è proprio anche una riforma del processo proprio da un punto di vista giuridico. Silla fa tutta una serie di riforme costituzionali che dureranno, tra l'altro, verranno poi man mano in seguito smantellate, però l'impronta è stata data e questo ci ha dato effettivamente l'aggancio per poter far vedere come effettivamente quei processi stavano diventando processi, tra virgolette, processi di senso moderno, proprio per queste riforme che aveva fatto.
E soprattutto erano riforme che erano legate appunto a questo periodo di transizione. Quindi modernità sicuramente, e soprattutto perché gli stessi, ma si legge anche in Cicerone, il fatto che Cicerone prendesse delle lezioni da attori non è una cosa romanzata. Cicerone effettivamente andava da questi attori, che comunque teniamo sempre conto che gli attori non erano considerati un granché nella Roma del tempo, però lui era consapevole che doveva ammagliare la folla, e quindi era consapevole che doveva riuscire a captare le sensazioni, le voglie, le passioni della folla per riuscire a portarlo poi dalla sua parte. Quindi anche lì c'erano diversi modi di comunicazione. Quando si parlava nel Senato era una cosa, e quando si doveva parlare al pubblico era un'altra. E si inizia da lì. Non sarà il primo e non sarà sicuramente l'ultimo. E il nostro Cicerone in particolare stava iniziando a impararlo, tra l'altro. Non aveva ancora le idee chiarissime, ecco, mettiamola così. Edgardo, guarda, non ti preoccupare, perché se c'è una caratteristica di Io ci sto è che siamo tutti degli animalisti convinti, perché sono una gattara, io sono una gattara di quelle proprio di terzo livello, per cui se passo ogni tanto il tuo gatto, ho visto anch'io, abbiamo ammirato, fa parte della presentazione. È un classico, interviene, deve partecipare, poi se ne va, fa un attimo, poi va. Ma comunque... No, quello che volevo aggiungere è che l'aspetto colorizzazione del processo che noi abbiamo cercato di sottolineare nel libro, di far comprendere e di far comprendere quanto fosse simile a quello che viene soprattutto magari in ambiente anglosassone, ma ormai anche da noi, cioè ormai i processi sono diventati un territorio di scontro tra fan e di varie, no, di una parte o dell'altra. E all'epoca la situazione alla fine non era tanto diversa, perché poi diciamo che in certe condizioni, in certe situazioni, gli esseri umani sono sempre stati così, non cambiano. I romani di allora e gli italiani di adesso, alla fine sempre esseri umani sono, la testa funziona in un certo modo e di fronte a certi tipi di situazioni si ripropongono gli stessi schemi. Quindi sono analogie molto, molto forti, ma analogie che magari storicamente non derivano dallo stesso contesto, no? Naturalmente hanno un'origine diversa, ma poi le persone rimangono quelle. E quando c'è in gioco il potere, quando c'è in gioco l'aspetto colorizzazione della punizione, no? di una persona, o la messa alla gogna, no? mediatica di una persona, quello è rimasto tale e quale 2000 anni fa come oggi, ma perché quello è insito nell'essere umano, non deriva neanche tanto neanche dai costumi, ecco, poi alla fine siamo proprio noi a essere così. Sì, infatti mi hai fatto pensare, ecco, proprio quello che tu adesso hai detto, che effettivamente cambia l'epoca, cambia la situazione, però c'è questa sete di voler guardare e che a un certo punto addirittura nella vostra storia il pretore deve spostare all'esterno, perché c'è talmente tanta folla che non si può fare all'interno questo processo, e si sente come il mormorio, no? Anche dell'accusa e quasi della voglia di sentire sulle bocche di tutti il giudizio, la colpevolezza, e questo mi ha fatto pensare molto a quella che è stata un po' definita spesso anche la macchina del fango, no? Cioè quando si muove talmente in maniera distruttiva l'opinione pubblica, e quanto certe volte proprio diventi una sorta di spettacolo. E questo, se noi pensiamo agli anni che sono passati, però è rimasto forse qualcosa, non so, della natura dell'essere umano, che quindi non cambia. Perciò è vero che parliamo guardando al passato, ma forse ci fa capire tante cose anche del presente. No, ma già allora, come diceva Stefano prima, avevano capito quanto la pancia del pubblico
fosse importante, avesse un peso nelle decisioni anche in quel contesto lì, perché poi comunque alla fine c'era sempre della politica in ballo, c'è sempre, cioè chi decide, chi giudica, chi accusa, c'è sempre qualcosa che mette in gioco della propria, del proprio potere, e quindi è naturale che il pubblico poi vada al televoto in qualche modo, insomma, ecco, è atroce, ma purtroppo è così. Sì, sì. Antonia, vuoi fare tu un'altra domanda? Sì, io volevo parlare invece un po' dei personaggi. Adesso, a prescindere dal protagonista, ovviamente, che tiene banco nella vostra narrazione, in realtà io sono rimasta abbastanza colpita dai due cugini che poi, insomma, hanno una gran parte anche nello stesso processo. Ecco, sono due figure che voi siete riusciti a sviluppare in una maniera molto singolare, perché dovrebbero essere, a livello di costruzione, quindi anche poi di finalità dello stesso vostro romanzo, degli antagonisti veri e propri, però il lettore non li percepisce così. Alla fine il lettore li percepisce in un certo qual modo anche con una determinata benevolenza. E quindi qual è la molla che secondo voi fa in modo che tutti i lettori del vostro romanzo alla fine non li considerano dei veri antagonisti, non li considerano delle vere figure negative? I due cugini intendi i due rosci, cioè quelli, sì. I due, ok, adesso esatto, c'è okay. Rischio poi no, senza spoilerare. Esatto, stavo cercando, diciamo, di gli antagonisti del protagonista. No, in quel caso è difficile. Allora, non li si percepisce probabilmente come gli antagonisti con la maiuscola, perché è effettivamente, diciamo così, non sono delle menti pensanti, ecco, rispetto a quanto hanno fatto, ecco. In realtà quello che si percepisce fin dall'inizio del romanzo è che l'opposizione non è tanto tra persone, ma è un'opposizione tra sistemi, tra chi magari sta cercando di imporre un sistema come Silla e chi a questo sistema si sta opponendo, magari neanche necessariamente per il bene della Repubblica, magari prodromo propria, però in quel caso lì è una lotta tra sistemi, quindi tutti i personaggi, non solo i due cugini, ma tutti i personaggi alla fine risultano essere ingranaggi di un meccanismo. Quindi sono protagonisti nel senso che la telecamera li inquadra, segue le loro vicende, ma non sono poi necessariamente padroni del proprio destino. Quindi è per quello che è difficile, secondo me, inquadrare anche effettivamente nel nostro romanzo un buono, una persona su cui scommettere. Esatto. Bravo, una brava persona. Difficile. Questo rientra un po' nei canoni del noir, avere sempre dei personaggi ambigui e sfumati, però al di là dei cliché, diciamo che nel nostro caso è proprio l'opposizione di due mondi, di due sistemi, che poi si va a schiacciare, a stritolare chi si trova in mezzo, sostanzialmente. Sì, io volevo dire, a proposito di questa questione dei personaggi, ma anche della tensione che tu hai ben evidenziato, cioè che effettivamente è una tensione che si respira e che non ti fa aver fiducia in nessuno. Quindi sono dei personaggi anche molto soli, cioè lo stesso Cicerone, che è, come tu hai detto, è giovane all'inizio della sua carriera, a me ha molto colpito e volevo capire quanto ci fosse di storico e quanto appunto di creazione narrativa in questo, mi ha colpito il rapporto che ad esempio lui ha con lo schiavo, con Tirone, cioè un personaggio così è come se dicesse io appunto non mi fido perché attorno a me non è mai tutto come sembra, cioè c'è qualcosa dietro, ci sono appunto fazioni, sistemi, ingranaggi, no?
quindi lui avverte, ha una sensibilità, secondo me, per cogliere qualcosa. E mi piaceva questa cosa che alla fine un po' si fida solo di uno schiavo, cioè perché parla. Voi avete creato, insomma, dei momenti anche, ecco, di dialogo. E io pensavo, guarda un po', poverino, alla fine che fa, che forse è l'unico con cui magari vuole parlare, avere un po' di conforto, è questo schiavo. Volevo sapere qualcosa di più da voi due rispetto a questo rapporto. Beh, sul rapporto con Tirone in realtà lì è proprio storico, cioè nel senso Tirone è un personaggio storico, è stato effettivamente prima schiavo, poi liberato da Cicerone e hanno sempre avuto un rapporto di profonda amicizia, anche quando poi viene liberato. Nonostante questo, Tirone rimarrà nella casa di Cicerone, come tra l'altro capitava molto spesso quando gli schiavi venivano trattati bene dai loro padroni, venivano sì liberati, ma molto spesso rimanevano nella casa, un po' per un senso di fedeltà, un po' per un senso anche proprio di appartenenza vera alla famiglia, nel senso latino del termine. Quindi in realtà il personaggio è storico. E Cicerone, dalle sue lettere, dai suoi scritti, quando parla di lui, si nota un vero sentimento di amicizia. Si preoccupa. Tirone era un po' cagionevole di salute, soprattutto d'inverno, si ammalava spesso di influenza, raffreddore, eccetera, eccetera. Era un po' sensibile. E Cicerone, ci sono delle lettere dove si preoccupa, gli diceva: riguarda, copriti, eccetera. Quindi Il rapporto è sincero, non è romanzato quello lì. Quindi abbiamo cercato di far proprio trasparire questo, di questo sentimento che aveva. E sicuramente in un mondo come quello, un ginepraio, un roveto come poteva essere la Roma di quel tempo, è chiaro che l'amicizia, quando una persona poteva effettivamente contare su qualcuno, quella persona diventava fondamentale. Però anche qua penso che sia una cosa molto umana, molto naturale, nel senso, quando gli altri personaggi in altro modo sviluppano altri sensi di appartenenza. Tito con Astragalo, per quanto sia, forse ha un senso di amicizia diverso da quello che si può dire tra Cicerone e Tirone, ma c'era sicuramente un rapporto di fedeltà reciproca, perché c'erano comunque dei valori condivisi. Quindi queste, secondo me, sono dinamiche che abbiamo cercato di far vedere e che sono abbastanza, secondo noi, naturali. Ripeto, poi quello che ci può essere di romanzato, beh, certo, poi ci sono alcune cose romanzate, chiaramente, non è che abbiamo preso questo spunto, però spesso volentieri, spesso quando si costruiscono questi personaggi e si ha una base storica precisa, andando un po' ad analizzare i personaggi, si scoprono che tante cose non c'è bisogno di fantasticare più di un tanto, perché sono gli stessi autori che ce lo dicono poi fondamentalmente. Mi raggancio un attimo a quello che diceva Edgardo prima, nel senso che tutto questo fa parte di questa umanizzazione dei personaggi, fa parte proprio di un qualcosa che abbiamo cercato di dare assolutamente al romanzo. Cioè, tutti sono perdenti, perché come nei noir che si rispetti, i personaggi perdono tutti, perché la situazione, perché la politica, perché la storia e soprattutto perché sono i sentimenti umani che ci portano a compiere determinate scelte e quindi umanizzare soprattutto i personaggi, cercare di farli vedere con i loro pregi e le loro debolezze, tutti quanti, o bene o male. Questo è stato un po' un fil rouge che abbiamo cercato di tenere per tutto il romanzo. Sì, Stefano, sei stato molto chiaro, però rimane un'altra domanda che a me preme farvi, soprattutto a Edgardo,
perché credo che mi possa togliere questa curiosità. Scilla, Cicerone, la Roma antica, la dittatura, tante cose, anche lo schiavo stesso realmente esistito come figura, tante cose insieme che dovrebbero in realtà porre gli autori in seria difficoltà a mantenere quella che è l'attenzione del genere, perché il vostro comunque è un libro di genere, è quello che sarebbe dovuto essere un noir. Quindi come si fa in un contenitore storico, reale, con personaggi storici reali, poi a creare l'intera tensione di un romanzo di genere e incartare in questo modo i lettori? Non ti si sente? Sì, ok, ok. allora, prima di tutto... Partiamo dalla lavorazione. La lavorazione del libro è partita naturalmente avendo una base storica e dovendo costruire una Roma verosimile, chiaramente c'è stata molta ricerca. Tutta quella ricerca ci ha permesso poi di fare quello che diceva prima Stefano, cioè di andare a cercare l'essere umano dietro il personaggio storico. Noi abbiamo un vantaggio. Non siamo storici, che è un grosso vantaggio, perché questo ci permette, non essendo storici che scrivono un saggio, ma essendo autori che scrivono un romanzo, abbiamo la possibilità di andare a muoverci tra le pieghe della storia, dove lo storico non può andare. E quindi già quello ci permette di romanzare, cioè rendere la storia già bella, perché già le dinamiche che erano presenti nel caso, nel processo, erano fantastiche. Noi abbiamo semplicemente preso il processo e l'abbiamo, come dire, smontato, e tra un pezzo e l'altro siamo andati a infilare la parte romanzata. Ma la cosa più importante che abbiamo fatto è non cercare di forzare il noir nel romanzo storico, nel contesto storico, ma abbiamo fatto il contrario, cioè abbiamo forzato il romanzo storico nel noir. Questo cosa ci ha portato a fare? Delle scelte stilistiche molto precise. Il trattamento, il registro, il ritmo, la scelta anche dei dialoghi nasce dall'esigenza di mantenere un ritmo che tipicamente nel romanzo storico non c'è. Io adoro i romanzi storici, intendiamoci, li amo. Però l'idea che avevamo di base, Stefano, siccome ci piacciono i periodi di passaggio, amiamo anche molto gli ibridi. Ci piace moltissimo quando i generi tendono a ibridarsi, ma ibridarsi veramente, non semplicemente mettere una trama thriller in un contesto storico. No, noi abbiamo messo una trama noir in un contesto storico e abbiamo usato anche il registro noir, là dove c'era permesso. È naturale che i romani magari non parlassero con quel ritmo, non avessero quel tipo di scambi di battute. Questo è verosimile. Però noi abbiamo fatto come si farebbe se dovessimo tradurre, non so, un testo da un'altra lingua che viene da una cultura molto diversa. L'abbiamo localizzato, cioè abbiamo cercato di rendere il tutto, come dire, fruibile, potabile e gradevole, pur rimanendo attaccati a un fatto storico reale. Quindi riproporre una Roma dell'epoca, però con un ritmo un po' diverso dal solito. È questo che è stato fatto per fare quello che dicevi tu, Antonio, cioè di mantenere la tensione, no? A volte è difficile, però in realtà con le due linee narrative, una più storica e una un po' più noir, e completamente fiction, cioè completamente fittizia, completamente inventata, abbiamo cercato di mantenere l'equilibrio. Speriamo di esserci riusciti, e questo è quello che è stato l'esperimento e la scommessa. La vera scommessa del libro sta lì. Sì, in relazione a quello che hai detto, adesso vi chiedo anche io un'altra cosa, proprio rispetto a questa scelta stilistica. Voi avete anche deciso di lasciare molti termini originali in lingua latina, il tablinum, il natrium, il tonsor, e
È stata appunto una scelta proprio consapevole per mantenere quel tipo di atmosfera che appunto tu adesso hai un po', come dire, preceduto la mia domanda, che poi magari attraverso i dialoghi invece vi ha concesso una maggiore libertà e quindi per una sorta di equilibrio proprio, è stata una scelta voluta questa. Assolutamente sì, è stata una scelta, è stata un po' più voluta perché era un po', se possiamo fare un paragone, era un po' come quando si legge Roy che cita, non so, la macchina di quel modello, della Los Angeles di quel modello, la televisione di quel modello, il giornale, quant'altro, e serve per contestualizzarmi, per contestualizzare il momento. Quindi alla domanda se è stata fatta volutamente, assolutamente sì, è stata proprio una scelta voluta per tentare di far calare il lettore in quel mondo. Anche, scusate, anche se naturalmente filologicamente può essere anche non corretto, intendiamoci, però è una scelta proprio d'atmosfera, di sapore, no? E noi potendo permettercelo l'abbiamo fatto proprio perché, come dicevi tu giustamente, per creare quella sensazione di esserci e allo stesso tempo di essere qua. Era proprio cercare di far cambiare l'approccio al lettore e allargare la possibilità di leggere un romanzo storico anche a chi tipicamente il romanzo storico non lo legge. Ecco, Sì, a me non ha dato fastidio personalmente, anzi, devo dire, poi voi non è che abbiate appesantito, no? Ci sono proprio giusto degli spot di termini che secondo me servono proprio a dare, come dire, la scena, ecco, se, servono come elementi della scena, io così li ho visti, li ho letti, poi non ci sono note che appesantiscono. Per cui si va avanti, anche se sul momento magari ti può sfuggire, no? Perché mentalmente, o voi perché noi abbiamo un'età in latino, l'abbiamo fatto tanti anni addietro, voi perché magari c'è chi l'ha studiato meglio, chi peggio, però ci stanno perché sono proprio gli elementi della scena e quindi questo a me personalmente è piaciuto perché ha lasciato quel sapore lì. Che voi insomma avete fatto bene a lasciare, altrimenti non aveva senso ad ambientarlo così nella Roma antica. Un'altra cosa volevo chiedervi: c'è anche chiaramente c'è anche l'elemento filosofico che è molto presente. In particolare c'è un passo dove discutono del concetto di verità, che mi sembra un po' un nodo, anche un po', non so. Del significato anche un po' di tutta la storia e anche della diversità fra la veritas latina e la letheia greca, che comunque è un termine che definisce la verità con un l'alfa privativo e quindi togliendo anziché aggiungendo. Questo mi è sembrato un po' significativo anche come sottotema di tutta la vostra storia. Mi piacerebbe che voi raccontaste qualcosa di più proprio su questo concetto di verità che è importante e può essere anche interpretato in tanti modi alla luce del nostro presente. Chi vuole di voi due, tutti e due, anzi, non insieme, uno alla volta, tutti e due. No, è assolutamente giusto quello che hai detto, nel senso che voleva essere un po' il leitmotiv anche del romanzo, nel senso che la vera verità non interessa. Non interessa sapere se quella determinata persona poteva essere più o meno colpevole, interessa che sia verosimile. Piace, va bene, lo accettano tutti, allora è così. Questo è un altro elemento, secondo me, che si può leggere qualcosa di moderno, nel senso oggi non ci si preoccupa tanto di andare a scavare magari su determinate cose e vedere come stanno realmente le cose. Ci si accontenta magari di una facciata. L'importante è che sia verosimile e che sia di senso comune, che possa andare bene un po' a tutti. E quindi allora quella diventa una verità. Quindi
anche lì appunto la politica, i giochi di potere, robe di questo genere possono sguazzarci in queste cose, possono trovare molto possono trovare un bel terreno fertile per riuscire a ottenere magari quello che ne hanno voglia, convincendo le altre persone di cose che magari appunto non è che siano false, sono semplicemente verosimili. Questo voleva essere il concetto fondamentale che appunto poi segue un po' tutta la linea di Cicerone con il suo processo e con i vari personaggi che interagiscono appunto su questa linea. Oltretutto il dialogo che riguarda la Veritas Aletheia è un dialogo che avviene tra due oratori, avviene tra Cicerone e Ortensio. Un principe del foro, Ortensio, che spiega a un giovane oratore un po' il senso dell'andare, di scendere nel foro e di presentare una causa. Cioè è un modo per dire attenzione, anche quando si discute del fatto più concreto come un omicidio, chi lo espone con una narrazione che deve essere convincente. Quindi lì salta fuori proprio un po' anche un principio di pragmatico, molto pragmatico, tipico anche dei romani, tra l'altro, no? Questo pragmatismo, è quello che poi li rende così attuali e così amati, no? Nel contesto del diritto anglosassone, oltre che nel nostro, perché lì l'oratore fa la differenza, prende la verità, sceglie quale verità prendere. E magari, come diceva Stefano, non è che dica delle menzogne, ma la verità può essere vista da tante angolazioni, no? E quindi la ripropone. Quindi è narrazione. E infatti erano attori, come diceva appunto il socio prima. Sì, questa cosa che mentre la dicevate voi mi ha acceso, sai, quelle lampadine che si accendono così, mi ha fatto ricordare, ad esempio, un film che non ci azzecca niente, però... E proprio anche quel modo pirandelliano, no, di vedere le cose della vita e quindi di vedere che come la racconti poi cambia. E il film era Rashomon, un vecchio film di Kurosawa, dove non so se vi ricordate, ci sono questi testimoni che raccontano di un omicidio, di un evento sotto questa pioggia incessante. E ognuno di loro racconta a modo suo quello che ha visto della verità. E quindi mentre raccontavi, mentre parlavate voi, mi è venuta in mente quella scena. L'esempio di Rashomon è perfetto, perché è proprio il discorso del relativismo applicato nella sua forma più, tra l'altro, più, come dire... più bassa, cioè non a livello filosofico, ma bassa nel senso che sono le persone stesse che hanno un approccio relativistico inconsapevole alla realtà. Quindi sì, è un esempio perfetto, Rashomon. E quindi questa verità resta un po' una chimera per noi sospesa, poveri esseri umani. Antonia, c'è una riflessione, la leggi tu? Sì, adesso la leggo, okay. La leggo, infatti è molto bella e molto pertinente quella di Pasquale Veltri, che leggo subito, però volevo anche rassicurare tutte le amiche e tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Adesso Stefano, Edgardo e Francesca compongono un trio di intellettuali non indifferente. Vi assicuro che in realtà il loro libro, adesso, a prescindere dal relativismo, dai latinismi, eccetera, è veramente un noir, è veramente un thriller. Cioè, vi appassionate pagina dopo pagina. Cioè, tengo a dirlo perché la state trasformando in qualcosa di didascalico che in realtà non è. Quindi, in realtà, il libro, cioè, tutte le vostre riflessioni sono bellissime e pertinenti, ma io ci tengo a dire che il vostro libro è bello, si legge perché interessa. Sì, sì. Sì, è anche ironico, ha dei passaggi leggeri, ironici, dove ti strappa anche il sorriso, quindi insomma la bravura è questa, perché poi tutto quello che c'è sotto, no, l'impalcatura, secondo me ci deve stare, perché se no sopra è fuffa, ma non si deve vedere, cioè uno la deve andare un po' a cercare. Io penso che questo faccia la differenza dei bravi autori, no, rispetto a quelli che magari poi non ce l'hanno sotto.
Vai, assolutamente, no, assolutamente, hai perfettamente ragione e lo penso di entrambi, perché effettivamente, come hai esordito tu, loro sono davvero degli esordienti di eccezione, hanno fatto veramente un libro interessante, un libro bello, ma soprattutto anche un libro originale, perché finalmente un noir originale, cioè, perché come brava, diceva il gatto, non brava, è effettivamente il romanzo storico, è molto di più. Ora Pasquale Veltri vi chiede questo, risponde Stefano, già deciso che risponde Stefano. Allora, i due autori, specialmente Edgardo, hanno parlato di documentazione di struttura organizzata, di attenzione alla verità storica, scelte stilistiche, tutto per aderire quanto più possibile alla realtà, per come la conosciamo dai documenti. La domanda è questa, siete però riusciti a sentirvi liberi di inventare? Lo so che direte di sì, ma potete spiegare come avete visto vissuto i momenti di invenzione, Stefano? Bella, dai, bella domanda. Beh, allora sì, confermo di sì, che c'è una grossa libertà, anche perché appunto un po' è il periodo, come si diceva prima, nel momento in cui lo storico, se uno è uno storico, è vincolato a determinate regole, leggi ben precise, non può dire determinate cose. Noi nelle pieghe, come diceva prima Edgardo, nelle pieghe della storia, noi possiamo far lavorare la fantasia e la possiamo far tranquillamente galoppare, anche perché non dimentichiamoci che a noi arriva la storia dei grandi personaggi, la storia delle grandi fonti, ma ultimamente stiamo iniziando ad avere attenzione a come viveva il popolino, come andava a mangiare, come quello che mangiava, come rideva, quali erano i rapporti di amicizia, come il legionario magari era dentro nella battaglia, si comportava, aveva paura, non aveva paura, cose di questo genere. Queste a livello anche di fonti storiche non è che abbiamo tantissimo. Iniziamo gli storici iniziano ad interessarsi a queste cose, iniziamo ad avere anche delle fonti più certe e molto interessanti, ma chi costruisce un romanzo in questi ambiti è libero. La storia dei tre personaggi che seguono l'altra linea narrativa, quella più, diciamo, più romanzata, appunto, sono dei personaggi che abbiamo tranquillamente inventato, ripeto, prendendo dei cliché e degli schemi che ci piacevano, che trovavamo congeniali al romanzo, e poi da lì abbiamo potuto veramente spaziare, ripeto, ma facendo domande del tipo, ma quando camminava si stancava, cioè, non so, veramente domande comuni, cioè la battuta, esco di casa, saluto l'amico, come lo saluto, cosa respira, la via, com'era, e quindi quelle cose lì, ci sono un po' di documentazioni, ma uno è anche libero di immaginarsi poi e di costruirsi il suo mondo, sempre chiaramente all'interno di determinati paletti che devono poi darmi la verosimiglianza storica, chiaramente. Edgardo, senti, invece ti volevo chiedere, a livello proprio di personaggi, come ne parlava prima Stefano, c'è un personaggio di questo libro che vorresti portarti dietro se dovessi fare qualche altro romanzo, anche magari senza Stefano o insieme a Stefano, questo insomma poi sono decisioni vostre, però cioè, un po' come nella coppia, sono un po' decisioni di coppia, però c'è un personaggio, e se c'è chi è, soprattutto perché porteresti proprio questo personaggio in un tuo nuovo lavoro? È un personaggio che porteremo tutti e due in un nuovo lavoro, ed è un personaggio che si chiama Bibulus, che si incontra a un certo punto del romanzo, ed è un personaggio che apre delle prospettive molto interessanti, perché è un personaggio che abbiamo totalmente inventato, è un personaggio
che ha delle abilità particolari, perché è un cacciatore di uomini ed è una grande spia, ed è una cosa che a noi è piaciuta tantissimo, perché siamo andati a pescare in altri generi per creare quel personaggio e metterlo a Roma, e quello ci ha fatto veramente, veramente molto, molto piacere. È stato faticoso costruirlo, ma una volta che è stato costruito bene, si è comportato benissimo in ogni situazione, e quello ci piacerebbe portarlo qua e là, se possibile, almeno a me personalmente, ma credo anche a Stefano. Francesca, vuoi chiudere? Sì. Vuoi concludere con... Sì. Io vorrei farmi un altro poi fatti loro, cioè poiché è un'opera prima e poiché è un'opera a quattro mani, io vorrei sapere veramente fra voi due, che metodo avete utilizzato? Cioè, scrivevate una parte, poi ognuno leggeva l'altra, vi siete... Cioè, com'è stata l'organizzazione e che tipo di problemi avete incontrato? Questo mi piacerebbe, perché può servire anche a chi magari fa un lavoro a quattro mani, a chi vuole pubblicare per la prima volta. Sono curiosa di capire proprio il metodo. Ma, scrivere a quattro mani ha dei vantaggi e degli svantaggi, ovviamente. Gli svantaggi quali sono? Sono quelli che chiaramente uno non può scegliere di fare ciò che vuole, perché deve sempre confrontarsi con il proprio coautore. Questo è chiaro. Ma ha degli enormi vantaggi. L'enorme vantaggio è che lavorare a quattro mani ti obbliga a progettare molto bene. Noi abbiamo passato molto tempo a progettare. Questo libro è stato un lavoro faticoso, ma affrontato con passione e con metodo. E il metodo ci ha permesso di avere una progettazione veramente millimetrica del lavoro. Quindi tutti i capitoli sono stati prodotti, cioè sono stati studiati, scalettati prima. Ogni capitolo aveva un suo soggetto e ogni soggetto aveva un suo potenziale sviluppo. In questa maniera, quando noi abbiamo finito di progettare tutti i capitoli, ci siamo divisi il lavoro, facendo attenzione a non dividerci le due linee narrative, tu fai quella lì, la linea di Cicerone, io faccio la linea di Tito o viceversa, perché sarebbe stato rischiosissimo, perché ci saremmo trovati con due libri. Disarmonico, sarebbe stato disarmonico, non creava quel filo unico che il lettore poi deve seguire, non si deve dimenticare che eravate in due. Esattamente, anche perché poi i due stili si assomigliano, ma non sono identici naturalmente. Quindi se noi avessimo scritto due linee diverse, questa cosa sarebbe esplosa. Quindi ci siamo divisi i capitoli sapendo già esattamente cosa dovevamo fare. Quindi la sindrome del foglio bianco si è presentata veramente raramente, questo devo dirlo. E alla fine di ogni capitolo poi ci si confrontava, si faceva riunione, ci si confrontava, si andava a vedere le scelte a quel punto stilistiche, la scelta nel dettaglio, magari quell'azione in più o quel movimento in più del personaggio che magari non era previsto da scaletta, perché la scaletta non era così precisa, altrimenti sarebbe stato il libro, e si trovava un accordo, una quadra su tutto, e questo ci ha permesso anche di riflettere molto su quello che facevamo, perché la controparte diventa il tuo editor nel momento in cui scrivi, ci auto editavamo. Certo, questo è il lato positivo. Questo è il lato positivo. Questo è il lato positivo. Dico, è come se in corso d'opera tu già facessi un controllo con un editor. E invece, Stefano, vi siete mai scontrati? Dai, raccontate, non può essere, siete andati sempre d'accordo. Avete avuto gossip un letterario, ragazzi, a noi ci piace, garba da morire il gossip letterario, per cui fatene un po'. Ma in realtà, allora, c'è da dire che appunto noi ci conosciamo dai tempi del liceo, quindi sappiamo perfettamente i pregi e i difetti dell'altro, e questo ci ha anche permesso di scrivere a quattro mani, perché... E poi appunto anche le lunghe discussioni che ci sono state, ma in altri ambiti, prima di questo romanzo, eccetera, ci hanno permesso di confrontarci sempre su determinati temi, soprattutto appunto storie, politiche, eccetera, eccetera. Secondo me non funziona una scrittura a quattro mani nel momento in cui i due autori hanno delle visioni di base diametralmente opposte. Allora non puoi scriverlo.
Se io ho la visione della storia fatta in un certo modo, ho la visione che invece non è che ci sono, non è che sono tutti perdenti per la situazione, come si diceva prima, ma ci possono essere dei grandi ideali, per cui è chiaro che si va a stare su due linee che iniziano a diventare contrapposte, e quindi a quel punto, secondo me, è difficile poi riuscire allora a mettere in piedi. Quindi, diciamo, lo scheletro, l'impalcatura, la visione delle cose è sempre stata ben chiara a entrambi, non abbiamo mai dovuto sostanzialmente discutere su quelle cose lì. Nel senso, era così, abbiamo visto quel processo, abbiamo visto la situazione, fantastico. Nessuno dei due l'ha messa appunto in discussione. Poi, però è chiaro che ci possono essere dei momenti, chiamiamoli di frizione, forse fin troppo, comunque di sana discussione. Magari c'era un determinato personaggio che io lo vedevo in un determinato modo. Se proprio io a Stragalo, ci sono stati diversi momenti dove io a Stragalo lo vedevo magari in una maniera diversa, però tengo a precisare che secondo me è sempre opera di sintesi, quindi o bene o male comunque la mia idea, la tua, o bene o male troviamo una quadra che possa andare bene entrambi. Questo è fondamentale, perché altrimenti veramente non si potrebbe scrivere nulla, non si potrebbe fare nulla. Penso che sia anche una cosa abbastanza naturale, non è che sia una cosa specifica di scrivere un romanzo. Sì, sì. Comunque è un incontro fortunato anche, certo, dal punto di vista artistico fra di voi, perché appunto, come diceva Antonia, poi il libro è bellissimo da leggere, è coinvolgente e non pesa assolutamente, quindi per chi si spaventa della mole, no, non vi spaventate, perché veramente scorre, è un libro che scorre e ha tanti spunti interessanti, e poi devo dire, sono d'accordo con Antonia, è originale, cioè io penso che comunque sia quell'ibrido di cui parlavate anche voi stessi, che non c'è tanto facilmente. Forse c'è qualche autrice, non mi ricordo se era inglese, un'autrice inglese che scriveva però dell'antica Grecia, anche dei romanzi un po' di questo genere, adesso non mi so bene il nome, però non c'è tanto, e quindi voi avete messo insieme un po' in Italia soprattutto no. In Italia soprattutto no, loro sono riusciti a fare qualcosa di molto affascinante e di molto originale. Allora, io prima di salutarvi vi ricordo che Io Ci Sto è aperta, anche se siamo in zona rossa, per cui potete venire a fare scorta di libri, soprattutto diciamo nelle imminenti vacanze di Pasqua, perché giustamente non possiamo andare da nessuna parte, quindi dilettarci con la cultura, con la lettura, è l'augurio che io faccio a tutti. Noi siamo in via, facciamolo rivedere il libro. Facciamolo rivedere quella copertina bellissima. Ecco, fate scorta di libri, tra cui il bellissimo, fascinosissimo Diritto dei Lupi di De Bellis e di Fiorillo. Io spero che prima o poi ne farete anche un audiolibro, perché Stefano ha questa voce sensualissima, per cui secondo me fate il botto anche con l'audiolibro. Per cui davvero, quindi anche il Diritto dei Lupi è disponibile a Io Ci Sto, venite a fare scorta, siamo in via Cimarosa 20 a Napoli, o potete prenotarlo allo 081 578 0421, perché facciamo anche nel territorio di Napoli e nella provincia, facciamo anche il delivery, per cui non avete scuse, comprate il Diritto dei Lupi. Io ringrazio di cuore Stefano De Belli, Edgardo Fiorillo e la mia socia, la mia amica, la grande, bravissima Francesca Marone. Saluto e ringrazio Giulia dell'ufficio stampa Einaudi, che ci ha permesso di avere questi ospiti di questa sera. Ringrazio tutte le amiche e tutti gli amici che sono stati con noi in questa chiacchierata, e vi rimando alle prossime dirette. Vi ringrazio anch'io, soprattutto anche di avermi fatto fare un viaggio in questa lettura così affascinante e particolare. E devo dire che è stata una cosa molto, molto originale per me, perché mi ha anche fatto uscire un po' da quella mia zona comfort di un certo tipo di letture. E io dico che un lettore attento deve fare questo, cioè deve andare anche
esplorare, quando sono libri di qualità è bene che uno vada anche oltre la zona sicura, quella delle solite letture, è bene perché è uno stimolo in più. E poi vi invito a venire a Napoli a fare sicuramente le prossime presentazioni in presenza e soprattutto venire a Pompei e andare a visitare il lupanare di Pompei, perché ci sta, dopo tutto questo magari ci sta, voi siete proprio gli autori, esatto, voi siete proprio gli autori che questa cosa non posso mai. Vi aspettiamo a Napoli, grazie Stefano, grazie Edoardo, grazie, alla prossima. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie, grazie. A tutti quanti, buona serata, ciao quanti. Tania, buona cara serata. Ciao. Grazie ancora, buona serata, grazie e ancora. Ricordatevi di sostenere Io ci sto, perché una libreria indipendente genera cultura indipendente. Alla prossima, ciao ciao.